Questa è la sala delle mura. Faccio fretta. Facciamo qua nel testo che viene in basso. Thank you.
24. Questi assunti nell'Italia centrale nel primo millennio avanti Cristo sono una delle più importanti civiltà pre-romane. Ancora oggi un alone di mistero, aumentato dalla difficoltà di interpretare compiutamente la loro scrittura, circonda la storia di questo popolo. Di certo si sa che tra le genti italiche godevano del credito di una indiscussa supremazia culturale. I romani li consideravano loro maestri nell'ingegneria idraulica, nella religione e nel diritto, tanto che i giovani romani spesso venivano mandati in Etruria a completare gli studi. Tuttavia, la maggior parte delle notizie che abbiamo di loro sono indirette, desunte dagli scavi e dagli studi archeologici sulle grandi necropoli scoperte a partire dal Rinascimento. Il materiale ritrovato e gli splendidi ambienti destinati alla sepoltura, decorati da affreschi dai vivi colori, sono la base di studio sulla loro cultura. L'impegno profuso dagli Etruschi non solo nel compianto funebre durante l'esposizione del morto, nella purificazione e nei riti delle esequie, ma soprattutto nella costruzione e nell'arredo delle tombe, fu sempre curato in ogni particolare. La tomba diventava la nuova casa del morto e per questo motivo veniva dotata di tutto il necessario per soggiornare. Dagli esami dei dipinti e dei manufatti di grande pregio materiale ed artistico, uniti agli oggetti semplici di uso comune, nascono le intuizioni e le tesi scientifiche sulla vita e sulla storia di questo popolo. La società etrusca pone la famiglia al centro. Pur nella distinzione dei ruoli, la donna, a differenza del mondo greco-romano, gode di molto rispetto ed autonomia. Anche se il ruolo di pater familias è riconosciuto all'uomo, essa è, di fatto, il perno della vita familiare e con il marito partecipa attivamente alle relazioni sociali. Un altro particolare distintivo della vita e cultura di questo popolo è certamente legato all'idea della mensa. Nelle tombe e negli oggetti rinvenuti, il banchetto è infatti una delle situazioni più rappresentate come senso della condivisione, della partecipazione di sé agli altri, dell'amicizia. Gli Etruschi hanno incarnato una visione positiva della storia. Aperti agli altri popoli e alle civiltà presenti nel bacino del Mediterraneo, hanno saputo fondere gli influssi culturali con grande intelligenza. Essi possono essere considerati il trade union tra la civiltà greca e le popolazioni celtiche. La collezione vaticana dedicata alla cultura etrusca fu inaugurata il 2 febbraio 1837 da Papa Gregorio VII. Essa raccoglie in gran parte oggetti provenienti dall'area della necropoli. Scusa, non voglio riprenderti.
stanghe che permettevano agli insorgenti, degli insediali edifici, di trasportarli. L'abitacolo è chiuso da finestre con vetri e permette alla mamma di essere vista. Sulla parte frontale c'è lo sportellino che permetteva al pontefice di accomodarsi all'interno della portatura. Osservate la raffinatezza e la particolarità degli intagli e delle decorazioni. La parte inferiore della portantina è scolpita in legno e rappresenta la poppa di una barca con timoni, reti da pesca, un'ancora e due delfini. Questi elementi hanno un significato simbolico che rimanda al pontefice come capo della chiesa, che con la rete cattura i pesci, cioè le anime, per portarle a Cristo, che è la speranza, rappresentata dall'ancora. Immediatamente sopra vedete un'elegante decorazione con steli di garofani in argento, con boccioli di corallo, statuette degli apostoli e sui bordi superiori delle finestre una serie di cammei con tutti intervallati da intarsi floreali. Spostatevi un po' per guardare meglio lo sportello. È decorato con un dipinto in cui sono raffigurati San Pietro che consacra Santo Sorello. Questo santo napoletano, vissuto tra il primo e il secondo secolo di Cristo sotto gli imperatori Traiano e Adriano, è stato un primo vescovo di Napoli ed è tutt'oggi ricordato per il suo amore verso il povero. Forse non tutti sanno che Sant'Aspreno è stato il primo patrono della città partenopea e solo nel 1673 San Gennaro la sostituì. Sicuramente la scelta di questa raffigurazione non è casuale. La portantina è infatti un dono dell'arcidiocesi di Napoli al Santo Padre Leone XV per il 50° anniversario della sua ordinazione al sacerdote. Gioacchino Becci divenne Papa Leone XIII nel 1878 ed è ricordato nella storia dei papi dell'epoca moderna come il primo pontefice che ha ritenuto che tra i compiti della Chiesa ci fosse anche l'attività pastorale in campo socio-politico. La sua enciclica più famosa è la Rerum Novarum, con la quale prese posizione rispetto alle questioni sociali, ponendo le fondamenta della moderna dottrina sociale della Chiesa. Questo suo pensiero lo avvicina spiritualmente a Sant'Aspreno. Che numero è, mamma, la carrozza? Che numero è? 32. Siete di fronte alla carrozza più straordinaria di tutta la collezione. È una berlina di gran gala del 1826 ed è stata progettata per essere trainata da 6 cavalli. È sormontata da 8 pennacchi che secondo il protocollo distinguono il servizio pontificio. È interamente in legno intagliato e dorato e sia all'esterno che all'interno sono ricoperti di velluto rosso con decorazioni ricamate in filo d'oro. Internamente è posizionato un trono. Questa splendida berlina venne realizzata a Roma dal celebre carrozziere Gaetano Peroni per volere di Leone XII, eletto pontefice nel 1823. Sul retro è infatti presente lo stemma papale raffigurante un'aquila. Tutti intorno al vano di viaggio sono disposti degli splendidi bronzi dorati. Si tratta di personificazioni allegoriche che fanno riferimento alle virtù del Papa. Partendo dal fronte, potete vedere la giustizia, con tutti che ne reggono il sigillo, la bilancia e la coronavia. A sinistra, la speranza con la croce, le chiavi e la mitria, il copricapo usato dai vescovi. E dietro, la carità con le fiamme. Sullo sportello di destra, invece, è rappresentata l'allegoria della fede cattolica. Qui, alla base della colonna, potete vedere la data in cui la carrozza fu probabilmente completata con i decori in bronzo e il nome dell'autore, Felice Eugeni, metallaro, fece in Roma, e poi l'anno in numeri romani, il 1826. Successivamente, nel 1841, Gregorio XVI fece aggiungere un'allegoria dell'Eucaristia con due angeli che reggono il tabernacolo e tolse la seduta dei cocchieri. Qui vi fece inserire due grandi punti alati che vedete, che reggono le chiavi e la tiara, la corona dei papi, dove compare lo stemma del Papa. Dopo questo cambiamento, la carrozza veniva guidata dai cocchieri in groppa ai cavalli.
L'ultima volta che questa berlina di gran gala ha attraversato le strade di Roma è stato quando Pio IX si è recato a Santa Maria del Popolo per delle celebrazioni liturgiche. Pochi giorni dopo, il 20 settembre 1870, con la presa di Roma e la sua annessione al Regno d'Italia, nota anche come Regia di Porta Pia, lo Stato Pontificio cessava di esistere e la berlina di gran gala non venne più usata. Ma per le grandi cerimonie solenni, questa era la carrozza utilizzata dal pontefice. Tra queste cerimonie c'era la presa di possesso del Laterano, subito dopo la coronazione.
Ma scendi giù qua. Scendi qua. Qua, qua, spostati in qua. Non ti arriva un po' d'aria? No. Ero senza io che sono. C'è il pantalone vicino.
stati anche dipinti sopra. Dipinti sopra. Visto già che nella scatolina dei comandi c'è scritto guasto, non toccare, non fare, è stato già lavorato. Ma il fanpoio sotto la finestra di arrasi due volte a mano. Ho finito un po', credo. Numero. Sì, non mi sbaglio. Dopo che nel 1830 le tre sale nel campo di
rispose che al posto dei quadri la galleria ospitasse due serie di razzi, quelli detti della scuola vecchia e gli altri della scuola nuova, eseguiti entrambi dalla manifattura di Peter Patraus a Firenze. Thank you.
Thank you.
questo sa una macchina drogata, Ah, Venezia. Chi è sto? Toscana e il Lazio, l'inizio del Lazio. Thank you.
livellino